Buonasera a tutti, siete moltissimi, sto continuando a farvi entrare, qui aspettiamo ancora un paio di minuti che tutti possano accedere. Allo stesso tempo parecchi di voi oggi non riescono a essere presenti, mi hanno chiesto di registrare, darò la registrazione con view oratore, quindi se non volete in qualche modo essere ripresi basta che non interveniate parlando, condividete solo in chat in modo che non comparite nel video che poi condividerò. Abbiamo visto che condividere queste riunioni sono veramente importanti. Adesso se voglio fare delle domande come faccio? E la condivisione in queste riunioni può essere importante per dare... Vi chiedo di disattivare l'audio perché siete veramente oltre 120 persone, se tutti parlano è impossibile riuscire a trovare a capirci. E di alzare la mano come ha fatto Viviana, che ringrazio moltissimo. Adesso le do la parola appena finisco di far entrare le persone e continuano a arrivare. Ecco qui. Viviana, se vuole condividere. Questa si è rete. Visto che. Si è mangiato tutto. Ma dov'è? Lì lontano. Sentite. No, vi chiedo di togliere il muto e di alzare di mettere il muto e di alzare la mano se volete condividere verbalmente in modo da aiutare la comprensibilità del nostro incontro. Sì, io sono Viviana, ho alzato la mano, non avevo capito se mi ero presentata. E, vabbè, sono Viviana, scuola dell'infanzia. E penso che poi darà spiegazione durante appunto questo incontro, no? Volevo capire se cosa succederà dal 6 di dicembre, cioè una dal 6 di dicembre in teoria secondo loro dovrebbe essere vaccinata per poter entrare a insegnare alla scuola dell'infanzia o alle scuole primarie eccetera. A farmi vedere. Allora, intanto grazie. Volevo fare una premessa, oggi siete un gruppo un pochino eterogeneo, nel senso che qui ci sono sia sanitari che si vedono ad affrontare la loro terza dose per poter lavorare e insegnanti di ruolo o insegnanti che sono stati richiesti in sostituzione. La normativa è diventata simile ed è per questo che ho ritenuto che potesse essere utile lo stesso fare un incontro anche se siete in due fasi un pochino diverse, perché alla fin fine la situazione sarà molto simile. Buongiorno, buonasera. Buonasera a tutti. Io chiedo a Elena Elena Grizzi se puoi intervenire. Che sì. È stata colei che mi ha coinvolto inizialmente chiedendo supporto per gli insegnanti che si trovavano appunto a affrontare questa situazione a settembre e quindi volevo darle la parola un attimo e poi magari farvi un punto della situazione e poi rispondere alle vostre domande. Io ho già avuto moltissime domande fatte via WhatsApp, quindi ho già diciamo un po' una scaletta. Volevo dare anche a voi poi la parola in modo che diventi un incontro interattivo, anche se diciamo limitato nel tempo, perché abbiamo detto facciamo 40 minuti e poi appunto, la registrazione verrà data a tutti e le ulteriori domande le faremo in un altro incontro di lunedì di nuovo alle 7 di sera. In modo che possiamo fare una cosa un pochino più organica senza impegnarvi per tanto tempo in maniera consecutiva.
Sì, buonasera a tutti, sono Elena Grizzi, lei è mia sorella, avvocato come ho spiegato in tutte le chat, e vi prego di mutarvi, di disattivare il microfono perché sennò si sentono mille rumori, e poi se dovete parlare dovrebbe esserci la manina da qualche parte che potete alzare, oppure disattivate il microfono e chiedete la parola se non riusciamo a far tutto. Però vi pregherei, perché sento ancora rumori sottofondo, di disattivare il microfono. Cerchiamo di essere disciplinati, perché noi insegnanti di solito lo siamo poco, siamo più abituati a disciplinare gli alunni che autodisciplinarci, però ce la possiamo fare. Bene, lascio parola a Donatella che così ci spiega un po' di novità e come uscirne. Grazie. Grazie a te Elena. La normativa diciamo che sta diventando sempre più stretta, questa è una realtà di cui ci stiamo rendendo conto da già un pochino di tempo, e questa ultima, che è quella appunto dell'introduzione dell'obbligo vaccinale anche per gli insegnanti, diciamo che entrerà in vigore il 15 di dicembre. Cosa succede in questa data per gli insegnanti? Dopo vado per tutti quelli che sono invece sanitari. Elena, scusami, ti rendo coorganizzatore perché continuano a entrare persone e non riesco a parlare se continuo a far entrare le persone. Se puoi farlo tu, per favore. Sì, certo, così anche muto chi non ha il microfono mutato. Grazie. E quindi il 15 settembre il dirigente scolastico dovrebbe inviarvi una lettera in cui vi richiede il vaccino oppure l'esenzione dal vaccino. Ho ricevuto tantissime domande da chi appunto ha dei problemi medici e è già stato addirittura sospeso nonostante avesse l'esenzione. Allora, sappiate che l'esenzione vi permette di continuare a lavorare, oppure se non possono farvi lavorare, continuare comunque a ricevere lo stipendio. È chiaro, proprio nero su bianco, che avete diritto alla vostra retribuzione. Quindi se per motivi di salute non potete fare il vaccino, diciamo che la normativa al momento non vi riguarda. Avete o una esenzione totale oppure un, diciamo, differimento del vaccino. E quindi la problematica per voi si porrà nel momento stesso in cui viene meno la data in cui il termine appunto della vostra esenzione. Per chi invece ha già avuto il Covid oppure ha problematiche che però non sono riconosciute, sappiamo che sono tantissime, il limite temporale è appunto quello del 15 dicembre, dove appunto il dirigente scolastico vi manderà questa lettera e vi chiederà entro 5 giorni di fornire o la prova del vaccino o la prova dell'esenzione. Se voi entro 5 giorni non lo fate, dovrebbe mandare un sollecito e dopo 2 giorni sospendervi e quindi non arriverete alle vacanze di Natale. Mi è stato chiesto, anche questo è un cosa possiamo fare, questo vale sia per voi che per i sanitari si trovano nella stessa identica situazione, solo che il loro pass, diciamo, scade perché sono obbligati adesso alla terza dose. E quindi se non danno prova di aver effettuato la terza dose o di esservi esentati, anche in questo caso per motivi di salute, vengono sospesi. Anche qui dovrebbero ricevere la lettera, quindi il sistema diciamo è abbastanza simile. La differenza è che se per gli insegnanti è stato stabilito questi 5 giorni, per quanto riguarda invece i sanitari, questi 5 giorni non sono stati previsti, quindi sembrerebbe che fosse immediato a partire dal 15. Qua è tutta questione di interpretazione, quindi io vi sto intanto dando le linee guida. Poi nel momento stesso in cui uno decide di opporsi a quella che è il decreto, è ovvio che di molto si può parlare. Prima di tutto, e lo sappiamo già tutti, del fatto che questa normativa è non solo contro la dignità personale, la dignità professionale, ma anche
altri due passi che sono stati ribaditi sia da un decreto, che è quello di cui vi ho parlato nel video, che è appunto la cosiddetta sentenza Passerini, sia da ciò che è stato ribadito dal presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, che appunto dice: guardate che questa normativa è totalmente anticostituzionale, perché chi fa il vaccino prima, seconda, terza dose, adesso durerà 9 mesi, quindi non so cosa vogliono arrivare alla 15ª dose, non dà garanzia di immunità e neanche di non trasmettere il virus. E quindi è anticostituzionale obbligare al vaccino, così come obbligare prima al Green Pass chi non aveva il vaccino, solo chi non aveva il vaccino. E quindi questa è la prima punto importante, che sia giurisprudenza di merito, sia chi può parlare dal punto di vista costituzionale, ci stanno dando ragione. Non menzioniamo neppure che è un vaccino che è completamente sperimentale, quindi l'obbligo è veramente una cosa sconvolgente. La problematica, appunto, dicevamo, per chi ha avuto il Covid, che prima si trovava ad essere esentato dal dover fare il Green Pass, perché aveva lo stesso il Green Pass, scusate, e non viene applicato invece al vaccino. Cioè, anche se uno ha appena avuto il Covid, con l'introduzione dell'obbligo vaccinale è obbligato a vaccinarsi. Quindi l'unica, diciamo, scusante è l'esenzione. Tanti mi chiedono cosa si può fare. Allora, sono molte le cose che si possono fare. Intanto uno può un po' prendersi tempo. C'è chi da tutta questa situazione ha avuto una vera e propria malattia e mi dice: ma posso mettermi in malattia? E certo, se stai male, mettiti in malattia. È forse il modo migliore, se è possibile, per poter guadagnare del tempo. C'è chi ha detto: io usufruisco del periodo d'aspettativa. Anche questa è un'altra soluzione. C'è chi ha detto: beh, però potrebbe essere intelligente quello di dire: guarda che io il 21 ho il tampone, quindi fino al 21 non posso darti niente, questo per gli insegnanti, e poi il 21 magari mettersi in malattia se si hanno i presupposti. Quindi ci sono molti fattori che possono aiutare. La questione è: nel momento stesso in cui uno non ha più possibilità, perché magari l'aspettativa non vuole prenderla o non può prenderla per ragioni, cosa succede? O non si può mettere in malattia, cosa succede? Si viene sospesi. Anche qui mi è stato domandato: sì, si viene sospesi, ma l'obbligo vaccinale cosa sarà? Sarà per sempre o è un qualcosa che c'è per affrontare la situazione contingente e poi verrà meno? Ecco, qui bisognerebbe avere un po' la sfera di cristallo, anche se noi la sfera di cristallo un po' ce l'abbiamo. Perché buon senso vuole che l'obbligo vaccinale ci sia fin tanto che la situazione di emergenza perdura. E sappiamo che tutta questa normativa ha tutto eccetto che buon senso. E senza voler essere quella che dice: qua ci sono secondi fini, sembrerebbe, da quello che è la direzione non solo dell'Italia ma dell'Europa, che l'obbligo vaccinale sia qualcosa che non vogliono mettere solo come manovra di emergenza. E queste, diciamo, sono le brutte notizie. Ma le belle notizie, torniamo, è che proprio il fatto che stiano stringendo e obbligando le persone anche alla terza dose sta facendo reagire, e sta facendo reagire chi? Chi può dire qualcosa? Avvocati, magistrati, forze dell'ordine stanno iniziando a prendere una posizione verso la libertà, verso la tutela dei nostri diritti costituzionali al lavoro, diritto alla salute,
E ricordiamoci che tutto ciò che è stato nel passato, la Convenzione di Oviedo, ciò che è stato stabilito a Norimberga, non sono cose vecchie che non valgono più. Cioè il diritto del singolo, mai e poi mai, nonostante ci sia quell'orrenda sentenza del Consiglio di Stato che dice l'opposto, che quando ho letto mi sono venuti i brividi, che ha appunto affermato che la libertà del singolo può essere sottomessa alla libertà della massa, questo non è vero. E la nostra stessa Costituzione ci tutela. Ed è per questo che avere 160 persone adesso nella call ci fa capire che non siete soli e che insieme si può fare tanto. E se pensate che il video io l'ho fatto ieri e siete sempre di più, la mia richiesta è: unitevi, qualsiasi cosa che vogliate fare, che sia legale o no, unitevi. È ovvio che un ricorso, io sconsiglio se volete fare il ricorso, dopo adesso entro anche su quali sono secondo me i passi da fare, di fare tutti lo stesso ricorso. Si possono certo fare dei gruppi, perché mi sono resa conto ormai con l'esperienza che ho acquisito che ci sono situazioni simili, non devono essere identiche, ma se la situazione è simile è più facile che sia un vestito sartoriale e non sia un qualcosa diciamo estremamente generico. Si può fare anche una cosa estremamente generica. Secondo me ci può essere più di aiuto una cosa sartoriale, perché abbiamo già visto che una cosa generica purtroppo può portare all'iniego, mentre fatto una cosa un pochino più ad hoc ci permette di sottolineare dei punti che sono di grande forza. Punti comuni per tutti sono sicuramente la dignità personale, la dignità professionale, il fatto che la sospensione dal lavoro deve essere un'estrema ratio e non quella che è la unica soluzione. Ci sono altre soluzioni, che sono quelle ad esempio del lavoro da differita, che sembra non essere stata neanche esplorata, anzi c'è il divieto di lavorare a distanza, quando invece sarebbe una delle soluzioni per poter rispettare il diritto del lavoro. Oltre il fatto che io non capisco e continuo a non capire come si possa nascondersi dietro un dito quando sappiamo che 1, 2, 3 o 5 vaccini non ci proteggono. E anzi, ci fanno sentire chi l'ha fatto, forti, che non hanno più bisogno di prendere quelle cautele di igiene che sono doverose e che a volte sono anche sufficienti per aiutarsi e per evitare di contagiarsi. Quindi, come dicevo, che cosa fare? Allora, il primo passo in assoluto da fare è fare una diffida. Diffida a chi ha emesso il provvedimento, ha in mano il provvedimento, fagli immediatamente una diffida, o con avvocato o personale, ma fategli una diffida. Secondo passo è anche contemporaneamente una diffida allargata, perché qui non è solo il dirigente scolastico o non è solo il vostro datore di lavoro, ma è la struttura. Ad esempio nel caso degli insegnanti, io mi permetto di continuare a parlare di insegnanti perché è dove io ho concretamente molta più esperienza. C'è anche il provveditorato agli studi della vostra città, della vostra regione, c'è il ministro degli interni, c'è la tesoreria, sono tutti coinvolti. E dalle diffide allargate ci sono già risposte in cui il provveditorato degli studi prende la distanza da quello che è stato fatto dal dirigente scolastico. E non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché anche qui oggi ci sono dei dirigenti scolastici che stanno rischiando la sospensione perché riguarda anche loro il provvedimento e l'obbligo vaccinale. Tanti dirigenti scolastici che sono qui per aiutare, e quindi distinguiamo chi sta cercando di aiutare e chi sta facendo di tutto. Addirittura ci sono state sospensioni senza i 5 giorni. Chi sta facendo di tutto, ti tolgono dall'email istituzionale,
chi veramente sta privando i docenti, i sanitari, della loro dignità, oltre che del loro lavoro e della loro retribuzione. Quindi diffida, diffida allargata, querela, soprattutto nei casi dove c'è la malafede, perché la querela è un qualcosa che noi come cittadini abbiamo l'obbligo di dare come persone a conoscenza di un reato, e quindi i reati ce n'è uno dopo l'altro. E poi cosa? O provvedimento d'urgenza, oppure ricorso al giudice del lavoro. Io finora ho suggerito di attendere, ritenendo che i tempi non fossero ancora maturi, sperando che intervenisse il Parlamento europeo, sperando che cambiasse la normativa o ci fosse qualche sentenza o decreto che ci desse una mano. Adesso abbiamo due sostegni, quel decreto Passerini appunto e ciò che è stato detto da Cesare Mirabelli, il presidente della Corte Costituzionale. Quindi soprattutto chi si trova in una situazione a monoreddito, si trova ad essere stato privato del reddito, perché attenzione, ci sono moltissimi che sono stati sospesi e continuano a ricevere lo stipendio. Questo a me fa capire come lo stesso Stato sta utilizzando questa diciamo normativa con le pinze. Non sono proprio così sicuri di essere forti. Temono il ricorso, continuano a dare lo stipendio per evitare i ricorsi di massa. E quindi cosa? Per evitare i precedenti. Quindi se siete tra coloro come che sono stati privati dello stipendio e sono monoreddito, io direi che questo è il momento di agire. Se siete in altri casi, io direi parlatevi con qualcuno che è nella vostra stessa situazione e magari ponderate il ricorso. Perché? Perché nel vostro caso fare il ricorso insieme, cosa vi porta? Quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? Lo svantaggio è quello che ci sia rigetto del ricorso, ovviamente. Corrigiato il ricorso, il pagamento eventuale alle spese che potete suddividere. I vantaggi sono quelli di essere riammessi al lavoro, visto che abbiamo già un precedente. Intanto volevo dare questa panoramica, diciamo, generale. E volevo dare a voi la parola per capire dove non ho ancora coperto e quali sono i punti più delicati. Non ho avuto la possibilità di seguire la chat, per cui se alzate la mano vi lascio. Chiedetevi per favore rinominarvi. Prego, per piacere. Per favore rinominatevi il utente no. O tab, non mi sembra che sia corretto nei confronti, non mio, ma degli altri che stanno mettendo... Ci sono tre puntini in alto per rinominarsi, sì, se volete parlare no, vi prego di... Che la mi interessa sta roba. Questa la dice Roberto, tutte diverse. Chi è questa signora? Allora, Anna, se vuoi condividere qualcosa, se vuoi alzare la mano, intanto do la parola a chi ha già alzato la mano, che è Viviana. Io ho già chiesto di attivare l'aglio. L'aglio. L'audio, ok. Mi sentite? Sì. Ecco. Avete chiesto il permesso per registrare questa cosa? Perché io vedo che sì, l'ho fatto all'inizio dicendo che registravo solamente con la view di colui che stava parlando. Quindi se non volete essere ripresi e non volete comparire nel video, basta che commentiate solo in chat e non alziate la mano in modo da non comparire nel video. L'ho fatto perché moltissime persone mi hanno detto che purtroppo non riuscivano a partecipare oggi, visto il breve preavviso, che avrebbero avuto molto piacere di poter
capire cosa era stato detto oggi e partecipare magari alla prossima call che ci sarà lunedì. E poi si vede in modo evidente che si sta registrando, quindi se uno non vuole essere può pacificamente uscire, perché se siamo ancora a questi livelli, scusatemi ma... Allora, io volevo chiedere appunto, sono un po' profana di queste cose, ma per fare questa diffida, no? Lei parlava di farla alla dirigente scolastica. Nel mio caso, io sono una dipendente comune, la dirigente è come me una dipendente, insomma, non è il datore di lavoro vero e proprio. Cioè, devo farlo comunque alla dirigente o al comune direttamente, al sindaco, non lo so. Allora, dipende chi è stato delegato a emettere il provvedimento. Perché la prima diffida va fatta all'autore del provvedimento. Quindi se l'autore del provvedimento, mi è scomparso l'audio per un paio di secondi, non ho capito chi è che deve fare verso di lei. Poi il secondo passo ovviamente... Se non è il comune che deve mettere, va comunque fatto al comune, perché è il datore di lavoro. Per quello facevo distinzione fra diffida e diffida allargata, cioè diffida a chi ha messo il provvedimento e diffida a chi è coinvolto, perché direttamente è il datore di lavoro. Allora, diciamo che nel mio caso di Milano, mi sento come di Milano, credo, non mi sente? Ha la voce comune... che mai viene. Mi spiace, perché dicevo, il comune di Milano, no? Credo che la diffida parta comunque dall'alto, però direttamente le dirigenti a consegnare niente. Allora, prova a scrivere. Nel suo caso, come in qualsiasi altro caso, è abbastanza semplice, nel senso che la firma la vedete, quindi quella è la prima persona perché è la responsabile. E tante volte, anche nel caso degli scolastici, non è il preside, non è il dirigente scolastico, ma magari il vicepreside. Il vicepreside è coautore del reato e quindi la diffida va fatta a tutti i soggetti coinvolti, quindi a chi ha firmato, a chi è stato delegato e a chi è concretamente il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve sempre essere coinvolto, ovviamente. Ok, e c'è qualche modello prestampato? Fida a cui potersi attenere, diciamo? Io so che online ce ne sono, io ne ho fatti e li ho anche dati a qualcuno. In realtà la cosa è abbastanza semplice, nel senso che basta citare le cose, poi citare i fatti e poi dirgli quali sono i reati che hanno commesso e poi diffidarli dal continuare il comportamento. Io mi scuso, ma lascerei una domanda a testa perché altrimenti... C'è Giorgio che vorrebbe parlare, Donatella. Sì, io volevo fare una domanda sulla base di una mia esperienza personale. In pratica ho passato il Covid di recente, magari penso che ci possono essere anche altre persone nella mia stessa situazione o comunque analoga, ecco. Passato il Covid di recente e quindi adesso teoricamente io, no, come tutti quanti, quando passano una malattia contagiosa, successivamente non hanno più il problema di contagiare gli altri, perché è nella logica che, dei vaccini, vaccinare le persone sempre che non hanno passato quella determinata malattia, perché uno con la malattia assume l'immunità, non teoricamente non dovrebbe più contagiare nessuno. Allora io invece con questa norma mi trovo nella situazione che ho appena passato il Covid e in pratica mi devo anche vaccinare. Dal punto di vista scientifico questo è un assurdo che riportano tutti i testi di medicina, non è mai stato, non si è mai verificato che una persona si deve immunizzare appena passato la malattia. La malattia immunizza per definizione. Concordo pienamente, Giorgio, mi permetto di interrompere perché il suo contributo è stato chiarissimo e credo che tutti qui condividiamo quello che ha appena detto. Infatti in questa normativa c'è tutto e tranne che logica.
La distinzione non c'è tra chi ha l'immunità e non ha l'immunità, non viene nemmeno analizzato chi ha prodotto anticorpi successivamente al vaccino e chi non li ha prodotti, è semplicemente fai il vaccino. Questo è quello che sembra interessare ed è per questo che umanamente uno inizia a porsi delle domande su qual è il vero interesse dietro a questa normativa. La sua è assolutamente legittima e infatti prima, almeno con il Green Pass, chi aveva avuto il Covid per 6 mesi era esentato dal Green Pass. Questo non c'è nella nuova normativa. Quindi anche se uno ha finito la malattia ieri, è obbligato a farsi il vaccino, che è il massimo dell'assurdità. Ed è per questo che vi dico, nonostante siete tutti dei casi simili, non è l'unico Giorgio che ha appena avuto la malattia. Secondo me il gruppo di insegnanti che hanno appena avuto il Covid è un gruppo a sé stante, che nel ricorso dicendo ma vi rendete conto dell'assurdità, noi siamo totalmente immuni e rischiamo, siamo stati sospesi nonostante abbiamo appena avuto il Covid, è un ricorso che ha una forza importante. Ci sono altri che si trovano in situazioni di loro hanno avuto l'esenzione e l'esenzione non gli è stata poi riconosciuta. Donatella, possiamo passare alla prossima domanda? Sì, certo. Emily vuoi parlare tu, per favore? Attiva sì, il grazie, microfono, grazie. Grazie. Mi sentite? Sì. Ok, sì. Perfetto. E allora, io volevo sapere se, mettendomi in aspettativa, o io come gli altri, diciamo il 13 di dicembre, ad esempio, avremo comunque la richiesta da parte del dirigente del certificato vaccinale o cose di questo tipo, o invece se siamo in aspettativa non siamo in servizio e possiamo dilazionare i tempi. Questo lo dico perché è vero che alla fine si resta sempre senza stipendio, però io ad esempio avrei bisogno probabilmente a un certo punto di tornare volontariamente in servizio per passare a un incarico fuori ruolo presso altro ministero e non lo potrei fare se fossi sospesa, lo potrei fare solo vaccinando. Quindi volevo capire se un'aspettativa preventiva mi metteva un po' al riparo da una situazione di questo tipo. Allora, assolutamente sì, ho già accennato a questo prima, sia chi è in malattia, sia chi è in aspettativa, ovviamente non rientra nella richiesta di vaccinazione perché non è in servizio. Quindi questo problema vi si proporrà eventualmente se la normativa dovesse continuare a fine della malattia o a fine dell'aspettativa, o anche per chi ha l'esenzione per non potersi vaccinare temporanea alla fine della validità dell'esenzione. Quindi voi siete in questo caso siete assolutamente protetti. Ok, grazie. Infatti, ci si augura che la normativa sia temporanea nel momento stesso in cui dovesse cessare questa emergenza che ormai dura da 2 anni, che anche qui un'emergenza non può durare più di 2 anni. Questo è un altro piccolo particolare che sembra essere sfuggito ai nostri governanti. Noi stiamo continuando nello stato di emergenza, dopo 2 anni non si può più chiamare emergenza. Quindi comunque è meglio prendere provvedimenti prima, diciamo, nel caso uno voglia... Prima, assolutamente. Strada. Prima. Ok, grazie. Maralba, vuoi intervenire tu? Prendi la parola? Maralba? È ancora in moto. Ah, scusate, mi eccola, sentite? Eccola, ecco. Sì. Volevo ringraziare l'avvocato per avermi dato stamattina la possibilità dell'invito. E no, in parte Emily ha risposto alla mia domanda, perché avevo questo dubbio che se sei in malattia mi avevano detto che possono comunque mandarti la sospensione anche se sei in malattia, magari certificata con documentazione che hai veramente dei problemi. E quindi in parte ha risposto. Volevo
Oh, io ho perso la comunicazione, non so se voi sentite, io non sento più niente. No, neppure io sento più. Mi sa che ha perso la connessione. Passiamo a Francesca Borghese, fin tanto che non recupera. Grazie. Io vi chiederei se la vostra domanda è già stata risposta, andate su reazioni e abbassare la mano. In modo sì, che... L'abbasso anche Francesca, vai pure. Grazie. Sì, allora niente, volevo chiedere, nel momento in cui il dirigente, la dirigente si rifiuta di darmi l'aspettativa, niente, devo aspettare. Sulla base di cosa? Sì, se si no, non può rifiutarsi di darti l'aspettativa. Questo, ok, no, volevo, siccome sono... No, siccome si sta sentendo di tutto, guardate che adesso c'è chi sta pensando di fare qualsiasi cosa e in realtà è completamente illegale. È uno dei motivi per fare un ricorso questo, fare una diffida perlomeno. Ok, un'altra domanda. Se c'è una sospensione, un'eventuale sospensione, questa sospensione vale anche all'estero? Non so, questa collega, se viene sospesa, si trova privata della possibilità di fare il concorso, per esempio, per insegnare all'estero? Però questa è una domanda molto interessante. Diciamo che non ho approfondito, ma sto andando a logica. Seguendo quello che normalmente è il diritto, ed è che dipende se si tratta di albi diversi o si tratta dello stesso albo. Però, essendo insegnanti, non parliamo di albo, non abbiamo l'albo. Non so, la collega, cioè, non so, io voglio fare il concorso per insegnare spagnolo all'estero. Se vengo sospesa, posso insegnare. Dobbiamo aspettare il decreto per queste peculiarità, non penso che si possa... Ok, perché avendo sentito di un medico al quale è successo questo, che è stato sospeso in Italia ma anche in tutta Europa, cioè ci si poneva questo quesito, se... Bisogna vedere i dettagli che non sono ancora usciti. Ok, va bene, grazie. Grazie a te. Ileana? Eccomi, salve. Volevo capire, allora io sono un'insegnante a tempo determinato, quindi praticamente il mio contratto finisce, per esempio il mio finisce il 18 dicembre perché ho fatto i 36 mesi e come ben sapete invece di assumere vi lasciano a casa, ecco. Quando a gennaio mi richiameranno dopo le vacanze di Natale, è possibile che mi chiedano prima diciamo il certificato di vaccinazione oppure la firma del contratto? Perché se mi chiedono il certificato di vaccinazione non potrò più insegnare essendo a tempo determinato. Dato che non posso chiedere né aspettativa e neanche le altre cose che posso chiedere, chi è di ruolo, insomma. Allora, diciamo che siccome l'obbligo vaccinale si estende a tutti coloro che devono insegnare, la cosa più logica, e anche qua riteniamo la normativa è molto lacunosa, quindi è tutto interpretazione. Allora, l'interpretazione è che è un presupposto per poter insegnare. Ma è la mia interpretazione assolutamente personale e qui potrebbe sentire diversi avvocati e diversi avvocati che dicono cose completamente diverse. Secondo me la base che ci accomuna sia chi è di ruolo sia chi non lo è che tutta questa normativa si fonda su un presupposto che è completamente errato, cioè che la vaccinazione ci dovrebbe mettere al riparo da contagio e contagiare, cosa che ormai ci sono numeri assurdi di dimostrazione di cose opposte. Ci sono degli albi ufficiali dove sono indicati i decessi purtroppo di persone vaccinate. Quindi non sono il parlare con la vicina o quello che è successo all'amico che si è ammalato nonostante fosse vaccinato. Ci sono elenchi europei, sono dati che sono accessibili a tutti e che sono ufficiali. E quindi questo è un presupposto che ci dovrebbe rinforzare nel dire, vi rendete conto che questa è una discriminazione pazzesca. Il vaccino non ci mette al sicuro, ci dà solo la falsa sicurezza di essere al sicuro,
cosa che in un sistema di pandemia è in assoluto la cosa più pericolosa. Quindi al di là della normativa è anche come si spiega la normativa che è importante. E l'anticostituzionalità si fonda tutto su questo, che ci sono dati ufficiali che dimostrano che il vaccino non è una soluzione. Grazie. Vediamo, Lori, vuoi intervenire tu? Scusate, siete in tanti, sto facendo il mio meglio. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie per avermi dato la parola. Sono un'insegnante di scuola primaria della provincia di Brescia. La mia domanda era la seguente. Mi chiedevo, al di là del caso della collega che precedentemente ha chiesto per l'aspettativa per una sua questione personale, se da un punto di vista dell'efficacia, considerando che anche l'aspettativa implica comunque un mancato stipendio, non sia poi più impugnabile il fatto di essere sospesi, nel senso che io sono convintissima di non voler cedere a questo ricatto e quindi mi sto facendo questa domanda, cioè mi chiedo, va bene, prendo l'aspettativa, non è meglio forse invece a questo punto però che io venga sospesa e che quindi questo mi possa poi dare la possibilità di impugnare questa sospensione, perché in fondo l'aspettativa è una mia scelta. Bellissima domanda e concordo pienamente. Nel momento stesso in cui voi vi mettete in aspettativa, attenzione che nel momento stesso in cui voi decideste di fare un ricorso, non è un qualcosa che voi potete richiedere. Potete richiedere lo stress, potete richiedere il rimborso dei tamponi, ma non potete richiedere il fatto che siete andati in aspettativa e quindi lo stipendio, perché è stata una libera scelta. La sospensione non è una libera scelta. Quindi ecco, dovete avere ben chiaro, prima di decidere cosa fare, qual è il passo successivo che volete fare. Grazie per questa domanda. Un'ultima cosa, avvocato, scusi, solamente una domanda. Lei, chiedo così, sarebbe nel caso disponibile, noi siamo un gruppo di insegnanti abbastanza nutrito nel mio istituto e mi chiedevo se nel caso ci fosse la possibilità di rivolgersi poi direttamente a lei per un'azione che sia appunto in termini di diffida, in termini di, insomma, di tutti questi passi che lei ci ha spiegato. Cioè lei è disponibile a prendere in carico dei gruppi o comunque anche singolarmente? Allora, assolutamente sì, io questo contributo lo sto dando perché credo in quello che state facendo, okay, e mi rendo conto che magari tutti non vogliono questo o hanno bisogno solo di chiarirsi le idee. Se okay, voi invece siete decisi ad andare avanti, assolutamente ci sono. Benissimo, e i suoi contatti li posso, io ho trovato questa sua, diciamo, call di stasera in un gruppo in Telegram, mi chiedevo appunto dove possiamo trovare i suoi contatti. Privati, diciamo. Allora, vi posso mettere qua sulla chat, vi metto i miei dati. Vedete sia il mio numero WhatsApp che la mia email. Allora quello vedo del licenziamento, state tranquillissimi perché è stato espressamente previsto come non applicabile. Non possono licenziarvi. Questa è un qualcosa che in questa situazione è forse l'unico punto di rassicurazione da parte del governo. Quindi non scatterà mai il licenziamento. Mamma mia, siete davvero tantissimi. Elena, scegli qualcuno. Adesso Joelle,
È possibile che abbiate tutte delle domande mi nuove? Mi sentite? Sì? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, Joel, vai. Sì, scusate, cerco di essere veloce. Io volevo cercare di prendere un po' di tempo. Avanzerei un paio di mesi di congedo parentale perché ho un bambino di 3 anni. Mi scoccerebbe un po' prendermi il congedo durante le vacanze di Natale. È possibile prenderne una parte, poi fare le vacanze e prenderne un'altra? L'altro datore di lavoro. Esatto, questo è un qualcosa che deve concordare con il datore di lavoro. Io mi scuso, non ho approfondito questo aspetto. Secondo me la cosa migliore è parlarne col datore di lavoro. Non so quanto possa essere disponibile. Guardi, io sono un insegnante. Per quanto ne sapevo io potevo fare la domanda almeno una decina di giorni prima, però non può negarmeli. Sì, no, la questione non è negarli o no, che questi gli sono dovuti. La questione sì. È in che modo li può spezzare o meno. Ho capito. Va bene. Non credo che sia garantito il fatto che lei possa decidere di prenderli, diciamo, una settimana alla volta. Quindi nel suo caso specifico, quello che le consiglierei è di prenderle tutti insieme nel caso il datore di lavoro non le permetta di... Vabbè, mi scusi, nel caso me lo permettesse di bloccarle per le vacanze di Natale e poi riprendere al 6 di gennaio. In quel caso, durante quel periodo, possono mandarmi la lettera per la vaccinazione? Cioè, quando lei è in servizio o quando non è in servizio? No, quando risulto, tra virgolette, in servizio, nel senso che se riesco a bloccare... Certo, okay. Quando lei è in servizio possono mandarle la lettera. Va bene. Anzi, devono mandarle la lettera, secondo normativa. Ok. Va bene, grazie mille. Ecco, questa è una bellissima specifica che dopo l'aspettativa per motivi personali uno può chiedere l'aspettativa per motivi di lavoro. Qui fondamentalmente dovete capire se volete scegliere la via dell'aspettativa o scegliere la via dell'essere sospesi e poi eventualmente fare una diffida o un ricorso. Se scegliete quello del assentarvi per spirito di quiete, sappiate che il ricorso e la diffida non sono più operabili. Questa è una distinzione che dovete chiarirvi. Io volevo fare una domanda breve che può servire a tutti. E il ricorso, eventualmente, che tempi ha prima di avere una sentenza di un giudice? Quanto tempo passa? Allora, dipende da che tipo di... Si può fare il ricorso per urgenza, che è il 700 CPC, che dà dei tempi molto brevi, che è quando c'è un pericolo in atto, e quindi nel vostro caso può essere proposto anche un provvedimento per urgenza. Questo è un procedimento, diciamo, sommario, che è meno approfondito rispetto a un normale giudizio del lavoro, che però garantisce tempistiche brevi. Altrimenti il normale giudizio del lavoro è un processo a tutti gli effetti, ugualmente non lunghissimo, per il semplice motivo che se non ci sono prove da chiedere e è tutto già basato sui fatti, il giudice può emettere praticamente subito la sentenza. La differenza è che in uno il provvedimento può essere in audita altera parte e poi le parti convocate, mentre nel secondo c'è l'opposto. Non c'è un decreto provvisorio, ma c'è una sentire o indagare il processo e poi emettere una sentenza definitiva. Scusi, io posso mi permetterei di chiedervi di mantenere la mano alzata solo se avete una domanda breve e che riguarda un pochino tutti, in modo che, perché è impossibile che riusciamo a rispondere a tutti oggi. Poi nella diretta di... Sì, lo avevo scritto anche nella chat, per favore fate domande generali. Ho lasciato il tuo numero di telefono per WhatsApp e il numero e la mail per le domande particolari, che private, insomma, quelle che sono, non sono generali. Quindi per favore cerchiamo di... Arrivederci Stefania, se devi andare.
Vediamo Monica, vuoi intervenire tu? Monica, benvenuti. Scusate, ci sono tante mani alzate. Buonasera. Buonasera. Riuscite a sentire? Sì. Buonasera. Sì, ti sentiamo bene. Sto cercando di avviare il video non... e c'è la telecamera, eccomi. Allora, io volevo fare una domanda che credo che sia di carattere generale sul discorso dell'attivazione della procedura d'urgenza di cui al 700 CPC. Allora, fermo restando che questo è un decreto legge e volevo chiedere se, perché qui dobbiamo attendere l'eventualità della conversione, se è possibile comunque già agire, spiego perché. Io sono una guarita Covid e quindi diciamo che per non far scadere l'anno ho dovuto prendere una decisione sofferta moltissimo, che mi ha portato purtroppo anche delle conseguenze perché ho fatto una dose di Moderna che mi ha dato ecchimosi nel corpo e dolori articolari seri per un mese. Ho dovuto fare terapia cortisonica. No, mi scuso, ma avevamo premesso per favore di farvi uscire delle domande brevi. No. Allora, io volevo dire questo. Allora, ritorno nel tema. Avevo fatto una parentesi. Allora, la procedura d'urgenza durante la vigenza del decreto è possibile, nel senso che si potrebbe anche essere, diciamo, di fronte allora, alla per poter effettuare il procedimento d'urgenza dovete avere in mano il provvedimento di sospensione. Ecco, mi ha già risposto. La ringrazio immensamente. Assolutamente. Rispondo a due domande interessanti. Il primo, che chiede fino a quanto è in vigore l'obbligo, non lo sappiamo, non c'è una data di scadenza, è stato tolto il termine di dicembre che c'era inizialmente nel primo decreto di Green Pass e quindi non abbiamo nessuna data. In più c'è un'altra persona che chiede in chat se si viene sospesi prima del 23, se si prende la tredicesima. Allora ricordatevi che tredicesima e quattordicesima sono calcolate sulla base dei mesi effettivamente lavorati. Quindi se voi nel mese di dicembre avete lavorato anche solo un giorno, la tredicesima e quattordicesima vi è dovuta. Se invece in quel mese non avete mai lavorato, non vi è dovuta. Monica, vuoi intervenire tu? Ci sono veramente tante mani alzate e tante persone interessate. Ricordiamo che lunedì, alle 19, l'avvocato farà un altro intervento, sempre con lo stesso link. Se volete mandarmi le domande, Elena Grizzi su Telegram, mi trovate, mandatemele in privato. Cerchiamo di organizzare in modo più semplice. Bravissima. Grazie. Era anche oggi, l'abbiamo fatto in fretta e furia per poter dare risposte a molti di noi che sono in ansia. Io sono un'insegnante sospesa come voi, quindi vi capisco. Bene, se vuol parlare. Se... Sabrina? Chi è che avevo dato? Monica, mi sembra di averti dato la. Se vuoi, se ci sei, se riesci a attivare il microfono, se no. Passiamo Sabrina a Tiziana. È già senza muto, quindi può parlare. Okay. Vado io, Sabrina. Vai, allora, vai. Io sono, diciamo, doppiamente, io sono insegnante di religione e ho un concorso vinto, quindi non sono a tempo indeterminato. Domanda, potrebbe essere che vengo sospesa e il, come dire, il referente diocesano mi può cioè, se qualcuno che ha il microfono acceso per favore chiudetelo, allora, se non state parlando. Noi insegnanti di religione che abbiamo vinto un concorso abbiamo una idoneità data dal vescovo, ok, che ci può essere tolta perché facciamo scuola male, perché abbiamo un comportamento etico non corretto e così via. Potrebbe essere che opporsi alla inoculazione è considerato, cioè ci potrebbero togliere l'idoneità? Allora, questa è una situazione molto particolare, bisognerebbe leggere
quali sono le casistiche? Perché non credo che il Vescovo abbia la possibilità di togliere facendo una sua valutazione personale. Credo che ci siano dei casi specifici. Allora, quando facciamo una cosa eclatante per la Chiesa Cattolica. Avessi dei figli fuori dal matrimonio? Certo, ma se mi lascia completare, i casi sono specifici, c'è un elenco. Normalmente dei casi, ad esempio quelli contro la morale, quelli contro l'etica, quindi ci sono delle casistiche particolari. Però stante la posizione della Chiesa in questo momento, il mio atteggiamento è immorale perché non proteggo gli altri. Allora, questo diciamo potrebbe essere adito a interpretazione e quindi lascia spazio a dire una cosa piuttosto che l'altra. Mi piacerebbe vedere quello che è la norma che deve seguire il vescovo per capire qual è l'interpretazione che più è realistica, perché altrimenti potrei dirle tutto e l'opposto di tutto. Grazie. Prego. Io volevo sapere, scusate, se uno viene sospeso, può fare un altro lavoro, può aprire una partita IVA? Assolutamente sì. Okay. Grazie. Rapidissima sono stata. Tiziana, vuoi parlare tu? Vediamo se riesco a attivarti. Tiziana? Poi magari okay. Si prepara Marco. Sì. Ho visto la diretta diciamo molto tardi, quindi magari sono cose che avete già detto, non so, spero di non chiedere una cosa che è già stata detta. La prima, vorrei divulgare diciamo questo video a delle colleghe, quindi dove verrà pubblicato? Elena, rispondi tu? Sì, io lo pubblico in tutte le chat del sindacato Fisi, della Regione Veneto, ma comunque se mai me lo chiedi personalmente su Telegram, Elena Grizzi, e te lo giro. Elena Grizzi, ok. Un'altra cosa invece, io non sono ancora stata sospesa, non mi voglio piegare a questa cosa e quindi probabilmente lo sarò. Dal momento in cui io riceverò una lettera di sospensione, credo di aver capito che ci sono dei tempi da rispettare per girare questa diffida, per fare ricorso. Allora, per quanto riguarda il ricorso, ci sono i 5 anni, quindi assolutamente non c'è fretta per la diffida neppure. Dove c'è un termine è quello per la querela, che sono i 3 mesi del fatto, e il procedimento d'urgenza, che ovviamente se uno fa passare del tempo non c'è più l'urgenza e quindi non ha più senso farlo. Quindi alcune cose hanno un termine, altre no. Ok, va bene, grazie. Grazie, sei stata velocissima e precisa. Paola? Aspetta che... Buonasera. Rispondo a una domanda veloce. Si può fare ricorso senza diffida? Ed è sì, io lo sconsiglio perché facciamo presa sulla nostra buona fede e sul fatto che noi le abbiamo detto che avremmo proceduto sia con la querela sia con il ricorso e hanno continuato nel comportamento. La richiesta serve sia per il reato continuato per la querela sia per dimostrare la nostra buona volontà nel caso di ricorso. Paola, vai pure. Sì, grazie. Non so se mi sentite perché ho avuto grossi problemi di connessione. Ti sentiamo benissimo. Benissimo, grazie. E non attivo per questo la videocamera. Io volevo sapere, purtroppo avendo perso dei passaggi, ho una domanda che secondo me è basilare, nel senso che sarà immediata il procedimento di sospensione dopo il 15 o ci sono dei tempi prolungati come poi si è dimostrato per il personale sanitario? E poi, per esempio, volevo capire, la sospensione parte solo se io... Io vi chiedo, scusate, una domanda a testa, scusatemi. Ah, ok. Rispondo alla sua prima. Allora,
No, alla seconda allora, nel senso che se io sono a casa in 104 per un periodo, la sospensione parte? Allora, alla prima avevo già risposto, quindi se lo trova nella registrazione. Va bene, grazie. A questa seconda, allora, al rigor di logica non dovrebbe partire, perché nel momento stesso in cui lei è a casa, non vedo perché non sono in servizio. Lei non è in servizio. Diciamo che però la normativa non specifica questo aspetto, quindi c'è chi potrebbe benissimo interpretarlo nel io lo mando via lo stesso, secondo me è facilmente impugnabile. Grazie. Sì, ricordo a tutti che il DCPM non è ancora stato pubblicato e che abbiamo solo una bozza e stiamo ipotizzando su questa, quindi... per la risposta definitiva dobbiamo aspettare la pubblicazione comunque e i dettagli. Aspettate che do Marco, scusa, ti avevo chiamato anche prima, vuoi parlare tu? Marco, ci sei? Fruscalzo? Sì, ah ecco, non avevo il dubbio di essere io. No, sì. La domanda è molto semplice. Allora, io verrò sospeso perché non ho intenzione di piegarmi, sono precario, non ho aspettativa e potrò andare a fare un altro lavoro in sospensione e alla fine della sospensione, se ci sarà la fine dell'obbligo, perché non ho intenzione di procedere con nessuna vaccinazione, posso essere riammesso in servizio. Chiedo conferma di questi dati, ecco, tutto qui. Allora, io di questo ho già parlato, noto che ci sono persone che stanno continuando ad arrivare e rifanno domande di cui io ho già parlato, se vi vedete la registrazione credo che sia una cosa benefica per tutti, così evitiamo di ripetere le stesse cose tre volte, comunque rispondo Marco. Donatella, magari se puoi fare un video con riassunto, secondo me, se fai un video con riassunto delle domande che hanno fatto sarebbe ancora più ottimale, che così non c'è dispersione. Vedi tu se puoi, grazie. Grazie, grazie. Allora, non c'è ancora un termine, non sappiamo se verrà messo un termine, se completeranno, al momento c'è solo la sospensione. L'unica cosa di cui siamo assolutamente sicuri è che non ci sarà licenziamento, ma quando si verrà riammessi al servizio non è un qualcosa che si sa ancora. Monica, se vuoi intervenire tu, ti do la parola. Ti chiedo di disattivare l'audio. Monica, benvenuti. Monica, ci sei? Patrizia, allora vuoi parlare tu? Io ho già parlato, Monica, benvenuti. Grazie. Ah sì, scusami, non ti avevo abbassato la mano. No, ci mancherebbe, grazie a voi. Patrizia? Ah sì, vedo che ha attivato l'audio. Buonasera, io sono forse una delle poche sanitarie, sono stata sospesa da tanto, da fine luglio. La mia domanda è questa: com'è possibile dopo una sentenza di quest'infermiera che è stata rimessa al lavoro, questa di Velletri, com'è possibile che ci siano, la legge sia uguale per tutti, com'è possibile che ci siano delle persone che sono comunque sospese e per lo stesso motivo potrebbero essere riammesse al lavoro, no? Allora, intanto non si tratta di una sentenza, si tratta di un decreto provvisorio inaudita, esatto. Inaudita altra parte. Cosa vuol dire? Che sì, è vero. Il giudice ha ricevuto il ricorso e ha provvisoriamente deciso per la riammissione in servizio, non per la riassunzione, ma riammissione in servizio della sanitaria, in quanto la sospensione dovrebbe essere l'estrema ratio. Dopodiché ha fissato l'udienza per sentire le parti. Quindi non c'è ancora niente di definitivo. Quello che per me è interessante è il fatto che è stato citato che questa normativa lede la dignità personale, la dignità professionale e pone come ratio normale la sospensione dal lavoro. Quindi che invece, essendo lesiva del diritto del lavoratore, è un'estrema ratio da effettuarsi in casi veramente eccezionali. E questo è un precedente, anche se è un decreto. Quindi non è comunque un qualcosa che, diciamo, in Italia non esiste
la common law, il diritto di common law per cui il precedente fa legge. Dovrebbe esserci una legge, ma un precedente comunque pesa su un'altra sentenza, su un'altra decisione. Quindi grazie. Io questa che è la prima apertura per me è un grande respiro. Vedo tre mani alzate di persone che sono entrate da poco. Vediamo se Michele vuoi fare una domanda. Spero che non sia già stata risposta. Ti chiedo di attivare l'audio. Barbara e Bettina sono in ordine. Ha tolto l'audio. Mi sentite? Sì, Michele, ti sentiamo. Buonasera. Dunque, buonasera. Io sono Michele, impiegato presso l'ente provincia. E volevo sapere se questo precedente di cui stavate discutendo può essere utilizzato anche per gli impiegati pubblici che non vogliono sottostare al Green Pass. Io ne ho parlato, ho parlato con il mio avvocato di questo precedente e lui mi ha detto, non era tanto convinto, lui dice di aspettare. E poi una seconda domanda, io ho avuto il COVID. Scusa, una domanda sola. Ah, per favore. Una domanda a testa perché altrimenti non siete finiamo. Tanti. Due domande non ce la possiamo fare. Allora, anche qui è una questione assolutamente di interpretazione. Non è un precedente di sentenza, come dicevo io, è un decreto, ma è il primo spiraglio che abbiamo. E oltre a questo c'è anche quello che è stato detto appunto da Cesare Mirabelli, il presidente della Corte Costituzionale, che è un qualcos'altro che ci supporta. Quindi quella di aspettare o procedere dipende da più di un fattore. Infatti io, se vi riguardate quello che ci siamo detti in questa ora e quasi mezza che siamo insieme, è che dipende anche da caso a caso. Quindi soprattutto se siete rimasti senza stipendio, se il vostro è un monoreddito, sono tutti elementi che concorrono ad aiutare. Io sono contraria sconsiglio di fare dei ricorsi di massa, perché piccoli gruppettini permettono di esaltare quello che è il danno e quello che è il problema reale di ciascuno. E quindi, come vi dicevo, chi è appena stato ammalato ha dei punti di forza che chi ad esempio ha delle certificazioni che non sono state riconosciute non ha, e ne ha di diversi. Quindi non si può generalizzare, bisogna andare un pochino più in profondità nel capire qual è la vostra situazione specifica o comunque la vostra microarea dal punto di vista essere insegnanti piuttosto che dipendenti pubblici non cambia niente, cambia il motivo per cui venite sospesi. C'è chi ad esempio, anche quando aveva il Green Pass, è rimasto sospeso perché non riusciva più a farsi tamponi, ma si sono rifiutati di fargli la certificazione medica che era impossibilitato a fare i tamponi. Sono tutte casistiche che sono diverse, che hanno punti di forza e punti di debolezza diversi. In più bisogna vedere anche la vostra situazione economica, che è un altro fattore importante, e un'altra la vostra proporzione al rischio. Perché chi vuole essere super sicuro, l'unica cosa che può aspettare è una normativa. E quindi dobbiamo anche capire quanto voi avete bisogno di essere riassunti. Questo è un determinante nella decisione di cosa fare. Non esiste una piattaforma comune, ma poi esistono delle specifiche per gruppetti di voi. Barbara, vuoi prendere mille. Tu la parola? Grazie. Grazie, buonasera. Io sono... Yeah. Oh, scusa Barbara, sono stata io che ti ho... Barbara? Michele, aspetta che... Mi sentite? Sì, adesso sì, grazie. Sì, ecco, io sono insegnante di scuola secondaria, sono di ruolo, anch'io non ho intenzione assolutamente di cedere a questo ricatto per poter lavorare. E, leggevo nella parte della bozza di decreto che la sospensione è efficace
fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e c'è scritto comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sì. Allora la mia domanda è, la sospensione quindi è valida per 6 mesi? E poi? E qui bisogna vedere cosa succederà. Questo è ancora una bozza, è una bozza di decreto, sappiamo che ne usciranno altri 50, quindi dobbiamo aspettare e vedere qualcosa di più. No, nel senso, ricordatevi che questa call è un SOS per una bozza di decreto, no? Dobbiamo Io penso che il dubbio di tanti sia procedo direttamente alla sospensione per poi poter fare diffida e ricorso, oppure cerco di prendere tempo, mi metto in aspettativa e poi successivamente mi faccio sospendere. Io a tutte queste domande ho già risposto. Per quello che dico, vedo che continuate a alzare le mani, persone che continuano a entrare. Adesso ho iniziato a rimuovere chi sta entrando adesso, perché entrare per fare la vostra domanda quando abbiamo fatto 1 ora e mezza di call non mi sembra rispettoso per gli altri 130 che sono ancora in call dopo tutto questo tempo. Abbiamo solo 3 mani adesso alzate, sono persone che sono entrate. Allora chiederei alle 3 persone, che è Bettina, Fabrizia e Teresa. Sì. Allora, lo ribadisco perché qualcosa era nuovo la diffida può essere fatta anche prima della sospensione. Quindi questa è un qualcosa che potete fare dicendo: guardate che sappiamo che questa è la normativa che entrerà in vigore, non sono d'accordo per questi motivi e quindi vi diffido dal sospendermi. Il ricorso, per poterlo fare, avete bisogno di avere in mano invece la sospensione. Per quanto riguarda l'aspettativa, che era quello di cui ho parlato diffusamente prima, dovete prendere una decisione se volete fare un ricorso, in questo caso dovete farvi sospendere, oppure chiedere l'aspettativa, rimanere in armonia con la scuola e non poter chiedere il risarcimento perché avete volontariamente deciso di non andare a scuola. Allora, Donatella, se sei d'accordo, io adesso, questo era un super SOS della bozza del decreto, l'avvocato ci ha dato la possibilità di fare un'altra call lunedì alle 7, sempre nello stesso link. Vi prego di mandarmi le domande di carattere generale al mio Telegram, che è Agrizi Elena, io le girerò all'avvocato, che è mia sorella, e quelle di carattere generale, perché se sono di carattere personale vi ho lasciato il WhatsApp e la mail e le potete fare direttamente. Quindi i contatti ce li avete nella chat. C'è il numero di telefono per WhatsApp e c'è la mail. Se avete domande di carattere generale che sapete che possono interessare tutti, mi scrivete su Telegram e prepariamo le domande già per lunedì. Va bene, spero di aver fatto un riassunto conciso. Grazie. Se puoi condividere, Elena, questa cosa anche nelle chat, dicendo di mandare già le domande e che continuiamo lunedì, perché avevamo detto 40 minuti e abbiamo fatto 1 ora e mezza, quindi... Sì, lo farò il più possibile. Cerchiamo di essere concisi ed efficaci, perché potremmo perdere giorni a parlare di tutte queste cose, invece abbiamo bisogno di concretezza in questo momento. Grazie a tutti e a presto. Grazie, a presto, buonasera, grazie mille. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie.